Salve amici e benvenuti in una nuova puntata di GAM. Quest'oggi parleremo di giocattoli e in particolar modo dei giocattoli d'epoca, quelli che sono entrati nelle nostre case tanti e tanti anni fa e che oggi sono dei veri e propri cimeli da collezione. Grazie a Luigi e a Fabrizio di Toissimi, questi giocattoli fanno bella mostra di sé nella meravigliosa fiera di Toissimi. Do il benvenuto a Fabrizio e a Luigi. Ciao ragazzi! Buongiorno! Inizierei adesso con il chiedervi cosa rappresentano i giocattoli per voi. Prego Fabrizio. Per me i giocattoli rappresentano la mia infanzia, gli anni più belli, gli anni in cui si c'era molto più aggregazione di oggi. Per esempio ricordo benissimo che ci incontravamo tutti insieme a casa di qualcuno per giocare con i Big Jim, con i robot, con i trenini, col Subbuteo. Diciamo che era molto più bello, io ho bellissimi ricordi di questi anni, cosa che purtroppo vedo anche con le mie figlie che pensano soltanto al cellulare, al tablet, al computer. Invece la nostra epoca è stata molto più bella, eravamo più uniti, più ci divertiamo di più. Ecco, questo ricordo. E sentiamo adesso cosa ne pensa Luigi. Per me i giocattoli rappresentano il sogno di un periodo spensierato dove tutto aveva un sapore più vero, più puro. E i giocattoli ancora oggi risvegliano il bambino che noi, che si meraviglia per le piccole cose. E senza dubbio quello che posso dire è che all'epoca, sì, appunto come ha detto Fabrizio, eravamo tutti più spensierati, quindi era una situazione in cui l'aggregazione o comunque il giocare veniva vissuto con un'aspettativa, adesso si dà tutto per scontato. E adesso chiediamo a Fabrizio, a quale pubblico è rivolta la fiera di Toissimi? Allora, la nostra fiera è rivolta a tutti, dal ragazzetto di 15 anni fino al signore di 80 anni, perché il ragazzo di 18-19 anni magari cerca i retro game perché vuole vedere, insomma, vuole esplorare il mondo dei videogiochi degli anni 80-90. Mentre invece e quelli che hanno intorno ai 40 anni cercano di comprare il giocattolo con cui giocavano, quindi i robot, i trenini, le macchinette, i Big Jim e questo tipo di genere. Mentre invece le persone più grandi, quelli che hanno 60-70 anni, cercano il giocattolo di latta, che comunque era quello con cui giocavano. Quindi diciamo che gira dai 15 anni fino agli 80 anni, cercano tutti il giocattolo con cui giocavano quando erano piccini. Io ricordo benissimo una persona, anzi più persone solitamente, che vengono al mio tavolo e guardano il giocattolo e dicono: oh, ma questo giocattolo me lo ricordavo più grande, invece in realtà era la mano che era più piccola. Quindi comunque è una bella emozione, io consiglio sempre a tutti di venire anche a fare una passeggiata, non necessariamente per spendere soldi, anche se comunque si può trovare anche un giocattolo a pochi soldi e regalarti una bella emozione. Quindi io vi dico, cercate di venire che è veramente una bella fiera. Senza dubbio, quindi, ce n'è per tutte le età. E adesso vorrei chiedere a Luigi, com'è nata la tua passione per i giocattoli d'epoca e quali sono quelli che preferisci? Diciamo che io non ho mai smesso di giocare, quindi sono cresciuto con i giocattoli. Racconto però un episodio che mi colpì particolarmente. Arrivò un cuginetto, che appunto era piccolino, più piccolo di me di 5 anni, e poiché io facevo la scuola media ma continuavo a giocare, perché non è che c'è un'età precisa in cui finisce il momento di giocare, inizia il momento di diventare grandi, questo cuginetto, insomma piccolino, giocava con i miei giocattoli, insomma mia madre mi disse: adesso tu sei grande, devi regalare tutti i tuoi giocattoli al cuginetto. Dall'oggi al domani io mi ritrovai senza giocattoli. Da qui la frustrazione, diciamo il dolore, come possiamo dire, una cosa che fa sorridere oggi, no? E io da lì iniziai a ricomprare tutti i giocattoli che io avevo perduto, ma contemporaneamente anche quelli che io avevo desiderato e non avevo mai ricevuto. Insomma, quindi quello che posso dire è che oggi ho una casa piena di giocattoli e forse mi guardano anche un pochino con sospetto per questo. Ti sei tolto qualche soddisfazione dopo che eri stato depauperato ingiustamente? Decisamente questo, e poi posso dire che appunto oggi come oggi anche l'emozione che mi procura dopo tanti anni rivedere i giocattoli che avevo dimenticato, che avevo rimosso. E io sono, insieme a Fabrizio, sono 25 anni che siamo in questo ambiente e ancora oggi io scopro dei giocattoli che non ricordavo, che non conoscevo. È un universo sconfinato. Noi sappiamo che a Toissimi in ogni edizione ci sono moltissime persone. Ci puoi raccontare, Fabrizio, qualche particolarità, qualche aneddoto, qualche episodio simpatico, ecco, che è accaduto durante la manifestazione? In realtà ci sarebbe da scrivere un libro. Però ecco, diciamo che quella che ricordo un po' di più è quando un paio di edizioni fa
ci chiamò una persona, perché ricordo che la borsa scambio Toissimi è aperta sia ai collezionisti, sia ai privati che ai commercianti. Ci chiamò questo privato dicendo che aveva dei giocattoli da vendere. Noi giustamente chiediamo sempre cosa gli vendono, perché facciamo una scrematura, perché in fiera possono venire soltanto persone che hanno giocato nell'epoca della collezione. Questa persona ci disse che aveva dei giocattoli senza specificare, e venne questo signore con un furgone, non dimenticherò mai, e cominciò a scaricare questi scatoloni, tantissimi scatoloni, portandoli davanti al tavolo, e piano piano cominciò ad aprire questi scatoloni. E da questi scatoloni uscirono dei giocattoli eccezionali. Praticamente si parla di robot, big gym, macchinette, dagli anni 80 a scendere, fino a giocattoli degli anni 30 di latta. Allora, è stato preso d'assalto naturalmente. Io gli chiesi subito, ma dove hai preso tutte queste cose? E lui mi disse tranquillamente, lo ereditate da un vecchio zio che aveva un emporio che ha chiuso negli anni 80, quindi è stata una cosa eccezionale. E adesso vorrei sapere, ma quali sono i veri pezzi da 90, i giocattoli più richiesti dal pubblico, Luigi? Posso dire senz'altro che i giocattoli più richiesti sono divisi in due categorie. La prima è quella che stimolano i nostri ricordi, quindi magari stesso tu, Marina, puoi chiedermi un giocattolo che magari io sì. Non conosco, ma hai chiesto prima delle sirenette, no? Delle piccole sirenette sì. Di gomma. Queste sirenette di gomma io non riesco a ricollegarle a nulla, però per te rappresentano moltissimo. Rappresentano tantissimo e furono buttate nel secchio dell'immondizia dal mio pestifero fratello. E poi un altro tipo di giocattolo molto richiesto sono i giocattoli più rari e più famosi, quindi che fanno parte di alcune serie. Possiamo ricordare i Masters of the Universe, in quel caso i giganti Titus e Megator, che raggiungono ormai cifre altissime in quanto decisamente rari e richieste da tutti i collezionisti. Oppure alcuni personaggi in particolare di Big Jim con le scatole disegnate da Jack Kirby, che anche quelli sono molto rari, sono della prima serie. E anche per i robot, alcune versioni particolari delle varianti di colore, di produzione, perché dobbiamo ricordare una cosa molto importante che spesso si dimentica o comunque viene persa di vista, che il giocattolo nasceva in quanto nell'utilizzo stesso dell'accezione della parola, cioè nel senso che il giocattolo veniva usufruito, veniva utilizzato ed era contemplato anche il fatto che si potesse rompere. I genitori spesso, poiché il giocattolo all'epoca era molto costoso, li riparavano in maniera anche un pochino creativa e non è raro che in occasioni di sopralluoghi appunto anche stesso in fiera, vedendo dei giocattoli, alcuni robi vecchi, di rigattieri, giocattoli riparati in modo fantasioso, insomma, quindi con elementi, con pezzetti di legno legati alla plastica, con il Bostik che la faceva da padrone all'epoca, riverniciati alla bella e meglio, insomma, per cercare di non depauperare troppo la funzione del giocattolo e di non scontentare il bambino, perché ricordiamo anche che il giocattolo veniva regalato e solo in alcune occasioni, almeno nella mia epoca, non è come oggi che uno sceglie il giocattolo in tutti i momenti della giornata e tutti i periodi dell'anno. Il giocattolo veniva regalato alla promozione, veniva regalato a Natale, veniva regalato se uno magari subiva un piccolo intervento. Io ricordo insomma sì. Che ebbi un piccolo intervento di appendicite, allora mi fu regalato un giocattolo bellissimo e quindi io cercavo in qualche modo di stare male per ottenere altri giocattoli, insomma, però non ci riuscivo. Mi ricordo pure che correvo con asciugamano bagnato d'inverno sul terrazzo, correvo per farmi raffreddare, insomma, però non riuscivo poi a ottenere nessun giocattolo. Ecco. E Luigi, in particolare, com'è cambiato il mondo dei giocattoli e il modo di giocare da una generazione all'altra, quindi tra gli anni 60-70 e poi la generazione degli anni 80 e 90? È interessante valutare questo aspetto dal punto di vista anche del cartaceo. Cartaceo intendo i cataloghi. Noi abbiamo una collezione di cataloghi inerenti il giocattolo, perché all'epoca il giocattolo non c'era la pubblicità in televisione, appunto, quindi i giocattoli venivano pubblicizzati tramite catalogo. La raccolta dei cataloghi ha fatto sì che si potesse affrontare uno studio più indirizzato, più di settore, diciamo tra virgolette, sul modo di giocare e sulla produzione del giocattolo stesso. Quello che io ho riscontrato, che possiamo riscontrare tutti noi, che nei cataloghi degli anni 60 e 70 il giocattolo rifletteva in qualche modo l'imitazione, diciamo, della vita adulta. Cioè i giocattoli che noi troviamo nel catalogo sono le macchinine, sono i soldatini, i fucili,
possono essere per le bambine le tazzine per simulare le pentoline, possono essere delle semplici bambole o bambolotti da cullare, da fare, da giocare alla mamma, da giocare al dottore con gli strumentini, insomma con tutte le medicine, le cosine piccoline, no? E come poi dagli anni 80 in poi, con l'avvento dei cartoni animati, delle serie giapponesi, è cambiato proprio il modo dell'approccio, in quanto adesso all'epoca il bambino vedeva la televisione, vedeva i programmi preferiti e voleva in qualche modo giocare con il suo eroe preferito dei cartoni animati. La pubblicità quindi aveva, l'industria del giocattolo quindi aveva cominciato a capire che il classico modo di giocare non era più fruibile dal punto di vista commerciale e cominciò a far produrre alle aziende i veri giocattoli dei cartoni animati, quindi ad esempio le bambole, sempre il concetto della bambola, ma non più il bambolotto, la bambola senza nome a cui la bambina poteva dare il nome della sorellina o della sua, un nome preferito, ma Lady Oscar, Lulu, personaggi dei cartoni animati dove il giocattolo rispecchiava proprio quello che la bambina o il bambino vedeva in televisione, quindi anche con Goldrick e Mazinga, cioè l'industria si rivolse più a una fruizione del giocattolo pilotata, diciamo, dalle case di produzione. Grazie Luigi per questa interessantissima riflessione e adesso come ultima cosa vorrei chiedere a Fabrizio quali sono gli eventi partner di Toissimi. Allora, come ho sempre detto, Toissimi è una borsa scambio dove, l'unica borsa scambio dove i bambini accompagnano i genitori. Perché questo? Perché i giocattoli che si trovano in fiera sono giocattoli anni 80, quindi non sono per giocare, quindi non sono per i bambini piccoli. A questo punto abbiamo deciso di fare degli eventi collaterali con Luigi per coinvolgere anche i bambini e fargli vedere il nostro mondo, il mondo che era negli anni 70-80. Quindi ci sono degli amici dei Yocero con dei cabinati dove si può provare a giocare con i giochi anni 80 dei bar dell'epoca. E cosa sono, scusami, i cabinati, Fabrizio? I cabinati sono quei mobili grandi di legno che c'erano nei bar negli anni 80 che si mettevano più 100 lire o 100 lire e si giocava col gioco. E quindi ci sono tre postazioni per giocare gratis, gratuitamente, a tutti i giochi degli anni 80, così anche i bambini possono vedere con cosa giocavano i loro genitori. Poi abbiamo fatto il terzo anno che facciamo l'evento Subbuteo, quindi c'è un torneo Subbuteo, il gioco, il calcio a punta di dito. E il Subbuteo, e facciamo anche un torneo interno per i professionisti. E in più c'è un signore che insegna ai bambini il gioco del Subbuteo. Questa è anche una cosa per invogliarli e distoglierli da questa tecnologia che li un po' li rovina. E poi in più quest'anno anche un tutorial di modellisti che vengono e insegnano, diciamo, come costruire una nave, una barca, un aeroplano, e come dipingerlo, insomma, ecco, facciamo in modo di fare questi eventi soprattutto per i bambini. Bene, grazie Fabrizio, grazie Luigi per essere stati qui con noi. Ci vedremo sicuramente domenica 3 marzo presso l'Ergife Palace Hotel a partire dalle ore 9:30. Sicuramente sarà una fiera bellissima come ci avete abituato nelle precedenti edizioni. Saluto il mio amico alla regia Marco Santolamazza, vi ricordo di seguirci anche attraverso il nostro sito www.gamtv.it e con Luigi e Fabrizio di Toissimi vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao! We'll be right back.